Buongiorno. Allora, nel corso di questa giornata abbiamo voluto far vedere praticamente quello che succede ad una mozzarella non conservata bene. Nella tematica della giornata organizzata presso questa azienda era importante mettere in evidenza che la non corretta conservazione di un prodotto, noi abbiamo riportato il caso della mozzarella, che è un prodotto che è facilmente deperibile, quindi quello che succedeva a questo prodotto se non veniva conservato in maniera corretta. Io, essendo una microbiologa, ho fatto vedere quello che succede appunto nei microrganismi che sono presenti in questo alimento. Quindi noi vediamo una mozzarella che è più flaccida, che è poco gradevole al gusto, alla vista, quindi come appare, e a questo corrisponde un aumento di microrganismi che possono essere autori solo di questa degradazione dell'aspetto della mozzarella, ma non solo, perché alcuni di questi possono essere pericolosi e quindi determinare un rischio per la salute del consumatore. Questo è stato utile perché sia il semplice consumatore che l'impresa capisca quanto sia importante la corretta conservazione dell'alimento, perché se il produttore lavora bene ma non vengono rispettate le giuste operazioni di conservazione anche a livello domestico, questo rappresenta un rischio, ripeto, non solo per le caratteristiche merceologiche dell'alimento, ma anche per la salute del consumatore. Nell'ambito di questa giornata io ho supportato la professoressa Dabraghieri nello svolgimento della somministrazione di alcuni prodotti di origine animale. Infatti abbiamo fatto vedere, come precisava la mia collega prima, come un prodotto di una mozzarella cambia il suo stato di conservazione da fresco a 4 giorni fuori dal liquido di governo.